Un'altra rubrica, Campania Europa, la nostra regione in Europa, nel mondo, anche e soprattutto con le iniziative dei fondi europei, in questo caso da Benevento, un'azienda pluripremiata in tutto il mondo per videogiochi ed interattività. Luigi Carbone. Tre amici poco più che ventenni, studenti di ingegneria informatica a Napoli, una incalcolabile passione per i videogiochi, alcune buone idee e la giusta ostinazione per portarle avanti. Così, vent'anni fa, ha inizio la storia della Spin Vector, società che oggi a Benevento sviluppa videogames presenti in 150 paesi, ambienti immersivi, installazioni interattive, proiezioni 3D ultrapanoramiche, collaborando con università, musei, istituzioni culturali. Declinazione campana di un linguaggio universale, quello del divertimento, ad alta tecnologia. I primi passi per Giovanni, Carmine e Lorenzo però non sono facili. Non trovavamo investitori adeguati in Italia, non c'erano i capitali per fare il prodotto che volevamo fare. E trovammo un'opportunità perché avevamo vinto un premio internazionale importante e trovammo degli investitori in Francia, ci andammo, realizzammo il nostro primo videogioco. Trons, il videogioco lanciato, è un successo con 1 milione di copie vendute dai Campi Elisi al Sannio. Il passo non è scontato. Un po' è nata, stando lì, la voglia di ricostruire qualcosa nella casa nostra, insomma, e quindi decidemmo di tornare. Era il 2002, 4 anni dopo, l'intuizione di andare oltre il virtuale e puntare sulla realtà aumentata. Ci abbiamo creduto all'inizio e adesso ci troviamo avvantaggiati, chiaramente, perché abbiamo fatto già ricerca in questo senso. Ed è stata poi questa parte, al di là del discorso videogiochi, che ha interessato poi gli investitori in Italia. Così, a fine 2011, il fondo Atlante Ventures Mezzogiorno investe 2 milioni di euro. Questi sono stati fondamentali perché ci hanno permesso negli anni scorsi di concentrarci più sullo sviluppo della tecnologia che non sul mercato. La società cresce tra applicazione e creatività. In questo open space, 15 menti ispirate programmano e sviluppano giochi per diverse piattaforme, PC, console e soprattutto mobile, gli smartphone. Ultimamente stiamo lavorando su Gear VR, che è questa nuova piattaforma Oculus e Samsung. Abbiamo prodotto uno dei giochi di lancio che è stato pubblicato il mese scorso. La parte più divertente è sicuramente quella di ricerca, in cui uno esplora tutte le possibilità e cerca di definire come dire, i personaggi, l'ambientazione, ma soprattutto lo stile, perché tutto deve avere una coerenza. Anche Treccani ci ha scelto recentemente per sviluppare il loro primo videogioco, che è a tema cucina e su Artusi. Si comincia a delineare anche in Italia il concetto che il gioco non è soltanto un passatempo, ma è qualcosa di molto più rilevante attraverso il quale si veicola la cultura. Ai mobile games sviluppati arrivano numerosi riconoscimenti da Samsung, Nokia, Microsoft, Gloria e non solo. In 3 anni i premi fruttano 480.000 dollari, altra opportunità è rappresentata dai fondi europei. Abbiamo ricevuto finanziamenti dal Fondo Media della Comunità Europea nel 2014 che ci ha permesso di portare avanti il progetto Party Tennis, che è un videogioco che uscirà l'anno prossimo. 3 milioni di clienti in tutto il mondo che acquistano le versioni a pagamento dei giochi e un radicamento forte sul territorio grazie a progetti come quello sviluppato con il MAV di Ercolano. Per la simulazione dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., Spin Vector ha realizzato una multiproiezione su uno schermo di 26 metri. Le nuove committenze riguardano ora la realtà aumentata, un mondo virtuale con cui interagire in tempo reale. Con la realtà aumentata tu hai anche, non perdi assolutamente il contatto con la realtà, per cui indossando questi visori, come dicevo, ci si trova in un ambiente completamente virtuale, ma per esempio c'è possibilità di vedere oggetti reali all'interno dell'ambiente, di non perdere il contatto con il proprio corpo, quindi di potersi guardare le mani e anche altre persone all'interno della sala. In che campi si può applicare? Si può applicare in svariati campi, soprattutto in quello museale, archeologico, ma anche di prototipazione. Sto camminando per le strade dell'antica Pompei
e sto passando davanti a un centurione che mi segue con lo sguardo. Senza limiti spazio-temporali, Spin Vector continua a estendersi ed esplorare. L'anno scorso ha dato vita a una partecipata al 70%, l'ActiVirtual, specializzata nei sistemi di multiproiezione con sede a Campobasso. Ora la sfida per i tre amici è aprire uno spazio dimostrativo con sala ologrammi a Roma e un secondo centro di ricerca a Londra.